Signori, benvenuti, benvenuti in questo fantastico nuovo episodio di Raggio Maccosa su Rainbow Six Siege. Oggi ragazzi torna Ciccio Gamer 89 con un video con titolo Un team di paguri arrabbiatissimi. Prima che c'è ragazzi un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Vi ricordo che andiamo in live ogni giorno sul sito Viola dalle 15 in poi, tranne domenica. E qui c'è la live del sito Viola che vi saluta. Se volete anche voi partecipare alle reazioni, ranked e tutto, vi aspetto in live, link in descrizione. O basta cercarmi col nome di Raziv. Inoltre ragazzi vi ricordo che faccio coaching privato. Per avere tutte le info per quanto riguarda il coaching su Rainbow, mi scrivete in privato su Instagram che vi rispondo. E ora ragazzi andiamo col video. 3, 2, 1. Allora, ciao bella Ciccio, bella bella, ciao Zizzo. Spero che l'audio sia questo. Sì, sì, l'audio è zuzzissimo. Allora, innanzitutto grazie mille come sempre per il supporto, per i commenti e per i like che mi lasciate. Certo, video, Ciccio, apprezzo tantissimo. Certo. Grazie. Andiamocene su Rainbow Six. No, i pacchetti non mi interessano. Cadute sulle spalle. Allora, siamo argento 4, let's go. Dai, ciao. Sarebbe è quel momento di brillare. Fantastico. Allora, siamo su Skyscraper. Oh, per gli amici tunisini. Siamo su banca. Tocca Abby. Ok. Io, ragazzi, su console col DMR faccio schifo. Di questo. Allora, qui, ragazzi, non sto neanche a dirvelo, ma dronare davanti a una finestra con gli avversari che potrebbero bugarti e farti ciao ciao è una cazzata, ok? Questo, primo, piccola cosa. Quando dronate, ragazzi, dovete mettervi al sicuro, ok? Allora, vediamo. Ci sta a entrare da questa parte. Se loro difendono T-Room e karaoke. Facciamo di nuovo questo. Allora, qui, ragazzi, secondo me lui ha già spreca troppo velocemente l'abilità. Perché, ok, il primo, pure se insomma. Ma già sprecare l'altro vuol dire che tu a 2 minuti e 9 non hai più gadget. Ed è un po'. Io mi sarei tenuto uno per la fine. Ok. Dentro. Perché, ok, che aiuti il team, ma non hai più niente. Esattamente. Quindi, qua. Quindi, ma. Per il momento. Oh, qua deve stare attento, bravo. Allora, potrebbe tranquillamente prendere il telefonino, sì, tanto non fa rumore. Se me lo fanno qua, Allora, il drone. Cioè, le cam le ha prese. Sono 3v4, la cam in alto a destra, bisogna romperla. Questa qui. Ok, l'ha visto, va bene. Guardate, tanta roba. Tanta roba perché si sono fatti due kill belle easy. Ottimo. Ciao Mattia, bene te. Ciao Jack, bene te. Ci sta la flash. Il problema, ragazzi, è che vabbè, sono uno vita. Ah, qua, raga, il pick al contrario. Sempre, raga, sempre sbagliato, io ve lo dico. Non si picca mai così. Si picca al contrario. Vedete? Cioè, capite che se voi uscite al contrario, l'avversario vede prima il vostro corpo e poi la vostra testa. E voi, ovviamente, il suo corpo lo vedrete dopo, perché la testa spunta per ultimo. Qui dovete sempre piccare dall'altro lato. Ok, chat? A destra, perché prima esce la vostra testa, così lo vedete subito. Ok? No. Bello, oh regà, bello però, però bello, 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 Okay, comunque, primo round molto clean, che essendo su banca. Che cosa a me mi è piaciuto? Ci sta? Io non ho, ovviamente non... Per me reazione ad un video di Ciccio in Giappone, no, no. Puntare su quello lì che io devo sparare là, ho continuato a puntare a lui, ho detto poi se mi salva quello a destra, bene, se non tanto me ne sono portato uno. Poi avevo visto che l'avevo ammazzato, allora mi sono fatto... i cazzi miei. Però oltre il pick al contrario, che raga, che purtroppo lo continua a fare. Da quello che ho capito, poi magari. Ma perché al momento, ragazzi, sono sicuro che non guarda i miei video. Perché è in Giappone ancora, quindi. Sono tutti i video preregistrati e tutto, quindi. Il pick, sì, il pick è da aggiustare. Perché. Piccare al contrario, raga, vi fa morire. Bene. Deve capire. Poi non ci vuole un cazzo a capire come piccare. Devi solo capire. Però devo rompere i buci di perché. Raffi, dai, Raffi, dai, 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 Raffi, Raffi, dai, 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 dai. Raffi, ho capito. Dovemmo giocare. Vabbè, ma Giovanni è un click. Lo senti che c'è uno qua? Minchia, è morta pure Twitch dronando, Ho cavallato un attimo. Ti devo dire. Lo so. Ti devo dire. Vedi a fare i cazzoni.
vi devo dire. Qui Ciccio deve dronare, ragazzi. Non deve perdere tempo, ma neanche così, sì, perché io dronerei. Chi è cascato? Pillo. Ciao Alonex, come va? Questo ancora sta qua, raga. Doveva subito andare. Dico la verità. Quando usate l'abilità, raga, dovete pushare, perché sennò... Ciao Dio, se non ve la sentite, no. Però così brucia un po'. Cioè, andare a prendere... qui sto un po'... Vediamo come se la giocano. Qui stiamo un po' inculati, secondo me, eh. Proviamoci insieme, Zimma. Ok. Ma vedo comunque brutta. Okay. Allora, uno è su rotation. Il fatto qual è? Che è... dovrebbe piccare col fast pick per capire dov'è. Peccato. Allora, il tempismo ce l'aveva giusto, peccato. Perché l'avevo bello... Ha avuto un buon tempismo, perché mentre quello è uscito... Ma non l'ha mai preso, ragazzi. Sì. Secondo me quando fanno ste robe sono pure un po' de culo, eh. Mai preso. 3 contro... Vabbè, che server sono quelli che sono, raga, Ce la può fare, eh. Perché comunque 1v2. Peccato, 2 contro 1. Questa era fattibile. Pure sto turno era fattibile, secondo me. Ci sta. Peccato. Non fare il fast pick perché non lo sai fare. Come d'aiuto. Raga, quando non sapete fare il fast pick, non lo fate, perché è peggio. Se lo fate male, è peggio di non farlo, ok? Non si muoveranno mai, giustamente, da qua dentro. Ma chi glielo fa? Quindi... I riflessi ce l'ho avuto belli, ragazzi. Bravo, Raffi. Ok. Uno di uno. Ce la può fare, 18 secondi. Bravo, zio. Deve cercare di non perdere tempo. Mancano 15 secondi. Come fai? Ah, non vuole neanche levarsela. Ragazzi. Rimangono 5 secondi. Ma non si farà mai ammazzare, no? Ha giocato. Allaghi. Raffi, hai veramente giocato. Se avesse avuto la mira più alta, se lo sarebbe fatto. No, si è stoppato. Allora c'è, raga, il problema spesso. Il problema qual è? Che su console, su col controller, la gente a volte, quando spara, si ferma. Che riusciamo a fare. Cioè, tu sposti la mira, appena comincia a sparare, blocchi la mira. Non si agitiamo. Che è una cosa di testa, ok? Perché la testa è che è focalizzata sul spostarsi. Si focalizza sullo sparare. E disattiva la parte di cervello dove ti fa muovere. Ok? Quindi tu spari e si blocca la mira. E quello è stato l'errore. Qua no, Ciccio. Ciccio, sempre la stessa cosa. Mi sa che qua, essendo elettrificato tutto quanto. Ma qui da Ciccio, ma sei stronzo, però. Ce l'hai visto una volta? Oh, questi. No, ancora no, me lo. Sono sempre da qua e la gente ci casca sempre. Incredibile, Qui, Ciccio, che devi fare? Sotto, che appena tu ti droppi da qua, scendi da qua, c'è una finestra che se tu entri trovi un bagno. Se tu miri sopra al bagno gli puoi rompere i gadget, perché tu spari sopra col zero, giri la cam e rompi i gadget. Per fare con zero questo devi andarci da sopra, finestra, entri in bagno, spari su e lo fai. Perché da qua zero, ragazzi, è inutile. Zero bisogna giocarlo tramite verticalità spesso, sempre, ok? Sempre. Perché se no non riesci. Sempre, dicevo. Per questo zero come breach, come anti-breach, per far breachare, non è ottimo, bello. Qua ragazzi, unlucky. Qua la mira, bella mira. Non ho fatto un tempo a namene. Bella mira. Ha avuto sfiga, vabbè, unlucky. Anche se io in realtà... Cioè, ha avuto sfiga l'altro, perché questo C4 era per Ciccio, l'altro era attaccato ed è morto. Raga, speriamo bene in questi turni difensivi, perché se ve posso dire la mia, la vedo grazie null per il raid. Questa partitina la vedo un po' grigiettina, se posso essere... non è vero, ragazzi, perché comunque sono 1-2 che è in attacco, è quello giusto. Ci sta a fare 1-2, quindi sono nella normalità, perché in difesa, ragazzi, banca, è tutta... Difensiva, cioè. Spesso si fa 2-1. 5 secondi.
le cose carine qua. Quindi ci sta. Prima un attacco. Devi vedere l'aurora come gioco in difesa. A chiudere. Ma così. Spariamo un colpo così. Funziona l'arma, ok. Madre mia. Ah, oh, guarda Drago Forte quanto c'ha la sense, che bro. Aveva preso brutto, raga. Banca? Sì, in tunisino. Skyscraper in tunisino e banca. Si chiama ignorante, Dry, eh. Cioè, aggiorna le tue lingue perché qua, studio un po' di più. Che non mi sembra il caso. Non, cioè, non sapere che in tunisino skyscraper si dica banca. O dico cazzate, cioè, raga. Capito, non studiare, però. Anche questo ignorante, cioè. Ragazzi, secondo che cazzo. Sì, eh. Quante lingue sai? Ma 11. Allora, ok. 11. Pronta, è entrata e sta qua. Non era finlandese, no, tunisino, minchia, proprio ignoranti, raga. Vabbè, c'è stata. Dobbiamo essere bravi. Ti capisco. Comunque, ragazzi, nel frattempo che Ciccio sta a fare Cam Simulator, vi ricordo che se volete, se vi piace vedermi su altri giochi, seguitemi sul secondo canale, perché lì al momento faccio X-Defiant, Rocket, sto anche provando a portare Squad Busters, quello nuovo della Supercell. Quindi se volete vedermi su altri giochi che non siano Rainbow, c'ho il secondo canale, o Resiv 2, o link in descrizione. Ok. Tu sei poliglotta o poliglottetta? Quello dovrei averlo riattivato. Mi piace. Okay, oh, c'era uno in dramma a sinistra. Potrebbe Billo, flancarlo da destra, solo che deve stare attento al cerfio spinato che si è mosso. Attento i Billo, eh. E non siamo intelligenti come te, purtroppo. Siamo, non sappiamo tutte le lingue che conosci tu. Ragazzi, non so. Qua. Ah, raga, come dico sempre io. Siamo davvero. Allora, finché non pushano è meglio per voi. Ma il fatto è che ho notato un problemino. Secondo voi? Ora facciamo video interattivo come ogni tanto lo facciamo. Secondo voi, vedendo qui questa situazione, cosa c'è di sbagliato nel team? Perché questa situazione è una merda? Ditemelo. Vai, chat. Qualcuno sa? Tutti in site? No, non è quello. Tieni una stanza? No, non è neanche quello. Buon pomeriggio a tutti? No, Tony, non è neanche quello. Buon pomeriggio. È molto semplice, ragazzi, la cosa. Voi state andando, bravi comunque, state andando troppo oltre. Ok, è la cosa basica, prima delle rotation, dei rinforzi. Prima, più basico, ve lo dico. Allora, il fatto qual è? Qual è il problema al momento? Che siamo in un 5v4, quindi comunque gli avversari sono tanti, non è che sono 1, 2, sono tanti, sono 4. Praticamente noi qui abbiamo Ciccio, che penso stia pensando a Brawl Stars perché non sta difendendo un cazzo. Il Billoi sta difendendo la figa di Ciccio, che fin lì dice, vabbè dai, ci sta, buh, magari gliela si avvicinano per quella, difendo io, va bene, fa l'uomo, ci sta, è giusto. Poi abbiamo il signor Raffi Best, che sta coprendo la porta di destra, quella in shrine. E poi abbiamo il turco, che sta coprendo il corridoio qui. Il fatto qual è? E poi abbiamo Doc, che sta comunque coprendo qui. Ok? Il fatto qual è? Ma chi cazzo copre Geisha, Drum, Scale? Voi capite che sto in 45 a guardare solo la parte destra, dimenticandosi che c'è una parte sinistra dove io posso entrare e ammazzare tutti alle spalle. Capite che non ha senso. Bisogna un attimo splittarsi. Per questo vi dico sempre io, quando giocate con i random, date sempre lo sguardo a cosa loro coprono, perché spesso si ritroveranno a coprire. Uno spara avversario, tutti vanno lì, tipo scimmie. Ah, ce lo sparo! E tutti vanno lì, si buttano lì, lasciando scoperto tutto, appunto, linea di tiro. No, non serve neanche la linea di tiro. Servirebbe uno che guardasse questa parte oltre il muro. Ma pure il Doc, che al momento sta a coprire qua, si mette qui e magari copre lì, ci potrebbe anche stare, ma... Hanno qua. Invece no, guarda, le scimmie! Guarda le scimmie! Uno, guarda la porta! 2, guarda la porta. 3, guarda la porta. Lui sta pensando ai cazzi suoi. Il turco sta guardando il balconcino, che magari è l'unico che se fa i cazzi suoi.
E sinistra. Ma noi, ma che cazzo ce ne fotte dalla sinistra? Tanto uno ha sparato di lì. Ragazzi, secondo me siamo davvero troppi. Niente, ragazzi. Ve posso dire la verità? Niente. Siamo troppi? Ciccio, tu che dici? Io ma, la dico. Ma ti devo dire. Ma forse sai che c'hai ragione. Sì, sì, è pieno qua, è pieno. Sì, tutti lì, tanto, tutti da lì più. Quanto rido no, se qualcuno arriva da rosso, da sinistra, dalla scala con l'altro. Io non c'è bisogno di questo, fai 360. Ah, sei girato Billo. Billo ne sa pacchi, ragazzi, Billo ne sa pacchi. Traiettoria, raga, io se potessi scappare da qua. No, no, l'avevo letto, Ricky stronzo di merda. Ti chiami così ormai. Ho letto poco fa, ti ho detto sei l'unico che ha indovinato. Dove è morto il mio? Cambio caricatore. Mezzo indovinato. Oh, potrebbe andare da sotto e tritarmi la testa? Siamo a 15 secondi. Ah, nice try, nice try. Se era vero o no. Bravo, gli ha tirato una pompata, quello l'ha sgongrato. Rimangono 5 secondi. Ok. Vabbè, comunque ce l'hanno fatta per il tempo. Hanno avuto culo che gli avversari sono stati stupidi a non piccare dagli altri lati. Cioè, hanno provato a piccare ma in ritardo. Davvero lui o no? Raga. Però, vabbè, dai. Ci sta. Oh, scusatemi, mi ero quasi dimenticato. Ok. Sì, vabbè, ma pure io, però. Ma questo ce l'ho no, qua. No, tu avevi detto il fatto delle linee di tiro, che non c'entra un cazzo, perché puoi pure fare le linee di tiro, ma se tu comunque non guardi quelle linee di tiro, non servono a niente, ok? E anzi, le linee di tiro, se tu le fai e non guardi quelle linee di tiro, dai comunque un vantaggio agli avversari, ok? Ok. Tanto per il momento io sto messo bene qua. Ah, quello l'hanno schiattato male. Godo. Hai capito, Ricky? Posso dire che godo? Allora, siamo con... Ecco. Pilloi si è fatto Giulimex. È vero, sembra... Ah, vedi quello che cazzo stava a fa' Ciccio! Sono morto. La finestra bucata. E come non sono morto? Non lo so, Ciccio, perché non ti vedevo. Euro? Che culo. Vabbè, ma la so, cazzi su. Vedi che ti metto 2, eh? Mi fai incazzare, ti metto la nota disciplinare, col 2. Ok. Ti metto pure il richiamo ai genitori, Mi fai incazzare. Non lo vedo. Merda. Il fatto, ragazzi, qui c'è sempre quel problema che Ciccio quando gioca Echo. Okay, è come se il team giocasse in 4, ok? Perché non fa niente, sta solo sulle cam. Echo, purtroppo, raga, non si gioca così. Tu metti mano, i droni di Echo o pushi, come dice lui, gli dai una mano tipo così. Perché se stai in sight con i droni senza fare niente, capisci un attimo che devi andare a mani in giro con un drone per rompi coglioni. Ma poco fa Mattia lo faceva anche con la finestra, col drone. Ciccio, devi stare molto attento. Raga, non ci sto a capire in cazzo. Ciccio panica. Deve stare calmo, cioè, sa che ce n'è uno lì. Punta lì, punto, non devi coprire tutto. Ah, ancora la cosa, bravo. Ha ancora la cosa, bene Ciccio, così, ragazzi, di che secondo lui deve coprire tutto. Bella no, miretta qua, Tu sai che lì ce n'è uno. Stavo molto bene con... Stai fisso lì fino a che, almeno che non senti un altro sound. Siamo, Ciao, bene, forza Milan ancora. Siamo anche così, così non vedo un cazzo qui. Oddio, insomma. Ok. Questa drago forte che rodea, raga. Ma Trox, prova. Devo uscire da qua, raga. No, oddio, devi uscire. No, ragazzi. Ciccio, con mute. No. Secondo me ha senso. Con mute. No. Non puoi metterti a girare in giro. Matrox. No, tranquillo, il bot. È stato Lucifer, sicuramente. Penso. Quindi ringrazia Lucifer. Allora, raga, io non so. Che grande mute. No, il fatto, ragazzi, è che con mute non devi andare in giro. Cioè, comunque pesantissimo. C'ha un pompa la mitraglietta. Ok, ma non è che sei bravissima. Pensare molto sei. Ok, ci sta. Si è fatto fuse. Allaghi per quello che c'è morto, però. Il pompa senza melino, però. No, vabbè, quello è personale, ragazzi. Fuse. Siamo portati a casa. Così, presa la situazione che ho dimenticato fossi in live. Non un video su YouTube. Ah, addirittura.
Vediamo, Raga, mi sanno che... Mi sa che mi hanno punto ma una zanzara, ma punta. Siamo calmi. Bene. Cambio caricatore. Siamo sempre calmi. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Forza Milan, se non le faccio vedere è perché lui non le ha fatte ragazzi, vedere, ok? Ma io che cosa vi devo dire? Va bene, ragazzi. GG's. GG's. GG, raga, GG. Ritrago forte. Qua, ragazzi, allora. Meglio delle altre volte. Siamo stati tutti bravi. Gli errori, quelli che sono accaduti, io ve l'ho detto. Io spero, ragazzi, che in questi video sempre vi faccia capire dove sbaglia, dove si può correggere, il team che fa e tutto per farvi migliorare. Fatemi sapere che ne pensate. GG, se lui penso non sia salito. Sì, è salito. Argento 3. GG's per Ciccio. GG's.